Salve a tutti e benvenuti al primo appuntamento con Domande e Offerta, il nuovo format di Ricicla TV dedicato alle dinamiche di mercato nel mondo delle materie riciclate. Con una serie di interviste e reportage esclusivi proveremo a capire un po' meglio come funziona il mondo delle materie prime e secondarie, che cosa succede una volta che i processi di riciclo giungono al termine, le cosiddette MPS devono confrontarsi con il mercato, chi sono gli utilizzatori delle MPS e quali invece le difficoltà alle quali vanno incontro quelli che i materiali riciclati li mettono sul mercato, quindi i produttori, i riciclatori veri e propri. Con Monica D'Ambrosio, buongiorno Monica. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Abbiamo provato a capire qualcosa di più sul mondo degli aggregati riciclati, ovvero dei materiali inerti che derivano dal riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione. Sì, in effetti ci siamo chiesti dove vanno a finire questi materiali, come si trasformano, in che cosa si trasformano, cioè che cosa diventano. Allora, per appurarlo, toccarlo con mano, siamo andati in un impianto storico di Roma e all'interno di questo impianto, insieme all'amministratore delegato, l'avvocato Roberto Marsicola, abbiamo fatto un vero e proprio tour che ci ha permesso di capire che lavoro c'è dietro il trattamento degli inerti e quindi il costo di questo processo, e ancora abbiamo provato a capire che mercato c'è dietro questo prodotto, insomma quando il riciclato è veramente conveniente. E allora andiamolo a scoprire in questa prima parte di Domande e Offerta, ascoltando la voce di chi riciclando immette il suo prodotto sul mercato. In questo impianto quali materiali trattate? Noi diciamo che trattiamo tutti i rifiuti provenienti dall'edilizia, che sostanzialmente sono il cemento, sono i materiali misti di costruzione, sono mattoni, mattonelle, ceramiche, quello che diciamo in gergo volgare si chiamano calcinacci. Sulla base della tipologia dei vari materiali noi abbiamo in qualche modo organizzato le aree di stoccaggio divise per codici. Ogni CER va selezionato per conto proprio e in relazione poi alla tipologia del materiale noi lo avviamo a frantumazione. Secondo una miscela noi riusciamo a creare poi un prodotto finito che abbia sempre le stesse caratteristiche, le stesse qualità, che sia costante, perché il rifiuto di per sé è un materiale incostante, non è sempre uguale, e quindi noi invece attraverso la selezione ne formiamo poi un prodotto che abbia sempre le stesse caratteristiche. Attraverso dei vagli viene selezionato in varie tipologie di materiale, perché vediamo materiale un po' più grosso, materiale più fino, materiale ancora più grosso, ogni materiale ha le sue caratteristiche, come si è scritto sui nastri, la tipologia del materiale, il codice CER del prodotto, e alla fine in modo che oltretutto abbiamo un'identificazione chiara, il cliente quando va a caricare un materiale sa cosa carica perché c'è la sua identificazione. Mercato hanno questi prodotti? Purtroppo questi prodotti hanno il mercato dei prodotti dell'edilizia, per dire calcestruzzi di qualità non vengono fatti con i prodotti riciclati ma si fanno con i prodotti naturali, però tutti i sottofondi stradali, tutte le opere di riempimento, i calcestruzzi a bassa resistenza oggi vengono fatti con questo, però purtroppo in questo momento il mercato dell'edilizia è abbastanza in crisi e quindi diciamo c'è poco mercato, ma non per la qualità del prodotto ma proprio per l'assorbimento stesso del mercato, che rispetto ai costi del prodotto, essendo
un materiale che proviene da un raggio limitato abbastanza vicino e quindi è economicamente conveniente per le imprese. E oggi il rapporto tra il costo di acquisto di un materiale riciclato della pari qualità di un materiale naturale siamo 1-4, quindi diciamo il materiale del materiale naturale costa 4 e questo costa 1, quindi in realtà c'è da questo punto di vista un grossissimo vantaggio per le imprese. Bene, quindi un prodotto che conviene rispetto alla materia vergine, almeno finché la distribuzione resta di prossimità e a quanto pare di qualità, con un mercato che al momento è fermo nella misura in cui è ferma l'edilizia. Sì, in effetti anche il riciclo paga la crisi del settore, per di più stiamo parlando di un materiale molto povero, per cui tra i costi di lavorazione e di trasformazione del materiale e quelli di gestione di un'impresa che poi appunto li lavora, è veramente difficile molte volte rimanere in attivo. E allora tutto sta a capire chi è che poi acquista questi aggregati riciclati. Noi abbiamo provato a farlo visitando un altro impianto che si trova sempre su Roma e che appunto lavora acquistando questi aggregati riciclati e il gestore di questo impianto, il dottor Antonio De Laurentiis, ci ha spiegato che cosa lo spinge sostanzialmente a scegliere il riciclato rispetto alla materia vergine. Ok, allora andiamo ad ascoltare la sua voce per capire chi è che acquista e utilizza aggregati riciclati. Questi materiali, come li riutilizzate? Cosa ci fate? Beh, noi produciamo un materiale che è una miscela betonabile, approvata dal regolamento cavi del Comune di Roma, che viene utilizzata per richiudere gli scavi dei cavi Acea, Enel, tubature dal gas, Telecom, eccetera. È una miscela fatta con prodotti riciclati, è molto fluida, viene trasportata in betoniera, autobetoniera come il calcestruzzo, miscelata col cemento e i materiali riciclati, creiamo questa miscela betonabile, noi la chiamiamo aggreco, aggregati ecologici, aggreco, e viene utilizzata appunto per questi lavori pubblici, per l'interno di questi cavi, di queste condutture, insomma. È una miscela che è facilmente demolibile, però la resistenza rimane comunque compatta per fare poi sopra il manto stradale dell'asfalto. Nell'utilizzo di prodotti riciclati c'è ancora molta, fra virgolette, ignoranza da parte degli utilizzatori che preferiscono ancora un prodotto di cava rispetto a un prodotto riciclato, soltanto perché la parola riciclato magari pensano chissà cosa uno possa miscelare insieme a questi tipi di prodotto, ma in realtà sono tutti prodotti, hanno marchiature CE, tutti prodotti analizzati sia in ingresso che in uscita e quindi insomma qualitativamente sono prodotti validissimi. Nel pubblico abbiamo rilevato nel corso insomma un favorevole avvicinamento ai prodotti riciclati, sì, specialmente anche dal Comune di Roma sono molto favorevoli all'utilizzo dei prodotti riciclati e appunto gli famosi appalti verdi eccetera. Quindi siamo molto fiduciosi che anche gli enti pubblici favoriscano l'utilizzo dei prodotti riciclati. Le parole del responsabile di questa azienda introducono un altro aspetto importantissimo dell'intera vicenda. Il mercato c'è, ma se il suo sbocco principale sono le opere infrastrutturali, allora il ruolo del pubblico diventa fondamentale.
Sì, in effetti qualcosa in questo senso si sta muovendo. È impensabile evidentemente legare le sorti di un intero settore alle scelte di questo o di quell'amministratore. Raccogliere ed avviare al riciclo rifiuti che poi non hanno mercato significherebbe inevitabilmente trasformare gli impianti in veri e propri depositi. Occorre come sempre in Italia lavorare sulle norme, sulla burocrazia, anche se un dialogo tra governo e imprese pare finalmente sia partito, e a rappresentare le imprese ai tavoli istituzionali c'è ANPAR, l'associazione di filiera sostanzialmente, di cui appunto per chiudere il nostro ragionamento su questo argomento abbiamo intervistato il presidente Paolo Barberi, che in qualche modo ha cercato di spiegarci qual è il lavoro che bisogna fare per riavviare in qualche modo i lavori di questo comparto. Benissimo, allora dopo aver ascoltato la voce di produttori e utilizzatori andiamo a vedere una fotografia complessiva delle criticità che caratterizzano il lavoro dei produttori di aggregati riciclati nella terza e ultima parte di questo primo appuntamento con domande e offerte. Il problema vero oggi relativamente alla richiesta del mercato è legato molto agli strumenti tecnici, quindi ai capitolati. Purtroppo ci troviamo ancora molto spesso a dover rispondere a capitolati scritti male, ovvero scritti tanti anni fa e non aggiornati e non armonizzati alle normative attualmente in vigore in Europa. L'UNI, che è l'ente di normalizzazione italiano, nel 2014 ha pubblicato una norma per i materiali da utilizzare appunto per la costruzione di delle infrastrutture in generale, e recepisce al suo interno i regolamenti per la marcatura CE, e sarebbe sufficiente che fosse considerata, ufficializzata dal Ministero delle Infrastrutture e fosse in qualche modo presa a spunto dalle grandi stazioni appaltanti. Il concetto di end of waste in questo settore è ancora lontano dal dirsi chiuso, insomma, completato? Allora, speriamo non sia lontano, però di fatto lo è. Il Ministero oggi sta lavorando su decreti di end of waste di diverse filiere. Tra queste filiere c'è anche la nostra, quindi quella dei rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione. C'è una proposta realizzabile, condivisa con gli enti preposti. Speriamo che si arrivi presto all'approvazione di questo decreto di end of waste. Dei problemi più importanti e più gravi è legato al test di cessione, quindi all'analisi diciamo di ecocompatibilità dei nostri prodotti. Nel test di cessione vengono ricercati alcuni elementi che per i nostri rifiuti non sono inquinanti ma sono costituenti. Il decreto di end of waste potrebbe mettere ordine ad esempio a questo tema. I rifiuti per essere accettati presso i nostri impianti devono essere caratterizzati. Già oggi c'è una disparità di caratterizzazione per i rifiuti che vanno per lo stesso rifiuto, che va in discarica o che va presso i nostri impianti. È più facile caratterizzare un rifiuto per la discarica, ovvero essere accettati in discarica piuttosto che non presso l'impianto di recupero, e questo è contrario a qualsiasi principio logico e sano. Poi esiste un problema di caratterizzazione per le microdemolizioni. I rifiuti provenienti da microdemolizioni nelle civili abitazioni o in edifici che non abbiano particolari criticità dal punto di vista ambientale, se caratterizzati con metodi analitici, comporterebbero dei costi per il produttore e quindi poi per l'appaltatore del lavoro insostenibili.
il costo è insostenibile, vuol dire che quel rifiuto non rientra più nel mercato, non rientra in una filiera controllata e legale. Quindi il decreto di End Waste di nuovo potrebbe portare alcuni chiarimenti, alcune spiegazioni per la gestione dei nostri rifiuti. Responsabilità dunque, secondo gli operatori, sono tante quelle del legislatore, soprattutto sul fronte tecnico, non solo per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente, l'annosa questione, lo abbiamo sentito, dei decreti sull'End of Waste, ma anche per quanto riguarda tutti gli altri dicasteri competenti di turno. Benissimo, questa era la prima puntata di Domande e Offerta, arrivederci al prossimo appuntamento e grazie alla nostra Monica D'Ambrosio per averci raccontato il mondo degli aggregati inerti riciclati. Grazie a voi e arrivederci a tutti.